Questo lavoro mi dà enorme soddisfazione e devo dire che le persone care che mi sono vicino negli anni si sono sempre chieste come io facessi a lavorare con questa gioia, con questo entusiasmo, con questo sorriso in un ambiente da loro ritenuto e visto come arido. Quindi sì, insomma, sono veramente contento di fare questo lavoro. Io mi chiamo Massimo De Paolis e sono da 37 anni nel mondo bancario. Gli ultimi 4 trascorsi in Banca Mediolanum e vengo da Roma. I clienti sono il fulcro della mia attività, sono le persone a cui debbo tutto, perché prima di essere clienti poi sono diventati amici, si è instaurato un rapporto di fiducia che è particolare e quindi mi dà una responsabilità enorme nel poterli trattare da clienti. Il mio modus operandi è quello innanzitutto di ascoltarlo molto, perché nelle sue parole emerge tutta quella che è la sua vita, il suo presente, il suo passato, il suo futuro, che è tutto importante. E da lì già mi faccio un'idea piuttosto precisa. Poi quando si tratta di andare nello specifico lo faccio con delle domande mirate, se non ci sono arrivato già da solo e chiedo conferma a lui. Il cliente, diciamo, i propri obiettivi li manifesta con calma, non subito, li manifesta dialogando, vengono fuori un po' alla volta. Sicuramente, e quindi poi sta a me captarli e farli propri. Oggi il rapporto con la clientela non si basa più sul rendimento, sull'investimento fino a se stesso e terminata l'operazione abbiamo terminato, no. Oggi le esigenze del cliente sono davvero a 360 gradi. Io, che provengo dal mondo bancario tradizionale, non avevo mai approcciato il cliente, per esempio, dal punto di vista della previdenza, dal punto di vista della protezione. Sono tutti temi che io ho conosciuto e sviluppato qui in Banca Mediolanum. Non avevo mai sentito parlare, tantomeno operato con una fiduciaria. Non avevo mai trattato con gli enti ecclesiastici così come lo sto facendo ora. Insomma, si è aperto un mondo che non è a 360 gradi, ma di più. Noi come consulenza intendiamo proprio prendere per mano il cliente e la sua famiglia e condurlo laddove lui desidera. Lo accompagniamo passo passo nella realizzazione dei suoi sogni, nella crescita dei propri figli, in quelli che sono gli obiettivi di una vita. Vanno gestite le emozioni. Le emozioni sono quelle che fanno più danni se assecondate, se lasciate andare così, e invece possono essere premianti se gestite adeguatamente. Io mi accorgo della presenza della banca alle mie spalle quotidianamente, in particolare quando incontro dei clienti importanti che mi manifestano delle esigenze, delle necessità, spesso e volentieri può capitare anche più grandi di me, più complesse di quello che è il mio sapere. Basta una telefonata, basta una mail e dietro di me si scatena l'inferno, perché la struttura mi viene messa a disposizione ai massimi livelli. Vuoi per la fiduciaria, vuoi per la protezione, vuoi per il credito, vuoi per il per anche il passaggio generazionale, per tutte problematiche che quotidianamente ci vedono sul campo.